Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video di pulizie belle, toste, motivazionali ragazzi. Allora oggi, diciamo oggi in questo periodo più che altro, in teoria si dovrebbe incominciare a fare un po' di pulizie primaverili, ma qui da me piove sempre. Non so se anche da voi il tempo è così brutto e inoltre c'è anche proprio freddo, freddo, freddo. Però non è che si può lasciare la casa sempre andare per conto proprio, bisogna pulire, per cui oggi mi sono messa a pulire per bene la camera da letto e anche il letto contenitore. Dopodiché, come avete visto nell'anteprima, andrò a dare una bella pulita a fondo anche alla cucina, alla cameretta, insomma, vedrò quello che riuscirò a fare. Allora, vi volevo anche chiarire una cosa, perché nei commenti c'è sempre qualcuno che critica il mio modo di fare il letto, e questo già proprio da quando ho aperto il canale. Allora amici, come vedete io il letto lo tengo proprio super igienizzato perché ci tengo tantissimo. Quando ho pulito per bene i materassi, ho cambiato le lenzuola e metto la trapunta pulita e tutto quanto, cioè io penso che il letto, diciamo, che vada bene. Ecco, la mia non è una casa da rivista, per cui anche se non faccio il letto super perfetto, a me va bene così. Però c'è sempre qualcuno che ha da ridire, naturalmente, ma va bene lo stesso. A questo punto, dopo aver fatto il letto, vado a spolverare con il prodotto dell'emulsio con ingredienti naturali che vi ho fatto vedere l'altra volta, e devo dire che mi trovo veramente bene. Lo spruzzo anche direttamente sui mobili, perché l'ho già fatto questo lavoro qua, conosco il prodotto, per cui non ci sono problemi. E col panno in microfibra, questi sono nuovi, vado a spolverare per bene tutti i mobili della camera da letto. Dopo aver finito di spolverare per bene i pavimenti, vado a passare l'aspirapolvere, questa nuova di Ultenic che mi è stata appunto inviata l'altra volta. Inoltre ragazze, sono andata ad aprire per bene la finestra, anche se devo dire la verità l'aria è umida perché piove e fa anche freddo, però un pochino di ricambio d'aria bisogna per forza darlo, soprattutto anche quando si fanno le pulizie e magari si va a utilizzare qualche prodotto. Allora vi devo mostrare questo prodotto, che è l'Ajax per il pavimento in legno e il parquet, che appunto sto andando a provare insieme con voi. Devo dire che è buonissimo questo prodotto per il pavimento, soprattutto ha un odore di mandorla che è qualcosa di fantastico. Vi consiglio di provarlo se per caso lo trovate. Io l'ho acquistato, mi pare, da Ticotà. Insomma, vado sempre nei soliti negozi, se non è Ticotà è più me, quindi diciamo che i prodotti li trovo quasi sempre tutti quanti. Alcune di voi mi hanno chiesto di mostrarvi come si utilizza appunto il Turbo Smart e il Rotomop. Diciamo che ho fatto un video proprio specifico, che se lo trovo ve lo metto proprio il link nel primo commento. L'importante è che mettete sempre il mocio molto dritto, perché sennò l'acqua vi va da tutte le parti, e il bastone anche quando lo fate roteare deve essere dritto. Diciamo che è una cosa veramente semplice ragazze, bisogna prenderci un pochino la mano. Dopo aver
aver lavato il pavimento vado a passare l'aspirapolvere anche dentro al letto contenitore, perché è un po' che non faccio questo lavoro e quindi oggi lo vado a fare. Inoltre piego poi anche per bene tutte le coperte, di solito ci metto un telo sopra, però oggi mi sono dimenticata, lo metterò poi in un secondo tempo. Il mio metodo per il letto contenitore è questo: non vado ad insacchettare quasi nulla, se non poche cose, perché ho riscontrato che comunque anche i sacchetti vanno spolverati e prendono lo stesso la polvere. E poi quando si va ad aprire il sacchetto, diciamo anche il sacchetto di plastica, diciamo che le coperte hanno sempre un odore piuttosto brutto di muffa. Quindi negli anni ho sperimentato vari metodi e ho trovato questo metodo qua, che secondo me è valido. Poi ripeto, questo è il mio metodo, poi ognuno fa quello che vuole naturalmente, eh. Dopo aver finito la camera da letto passo in cucina, dove di solito c'è sempre il caos. Diciamo che è un po' così in tutte le case, vedo anche le altre ragazze che fanno i video che comunque la cucina è sempre l'ambiente che si pulisce di più. Vado a riordinare i pezzi della mia nuova aspirapolvere, dopodiché levo i piatti in lavastoviglie, ragazze, perché ha funzionato nuovamente dopo il trattamento che ho fatto con il bicarbonato e l'aceto di alcol che mi aveva detto il tecnico. L'ho fatto per due volte come appunto mi aveva spiegato e per il momento, incrociando di nuovo le dita, la lavastoviglie sta andando. Comunque niente, prendiamo quello che viene. Vado a sistemare tutti i vari piatti al loro posto e vado appunto a fare questo riordino della cucina. Dopodiché passo a sistemare anche il sottolavello. Levo la spazzatura, che questa la levo tutti i giorni, ragazze, è difficile che lascio la spazzatura da un giorno per l'altro, e vado a mettere un sacchetto dentro l'altro, come state vedendo, perché così almeno ne levo uno e mi trovo subito l'altro di ricambio sotto. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Continuo la pulizia dettagliata del sottolavello, come state vedendo, dopo aver aspirato con la parte del tubo dell'aspirapolvere, questa di Ultenic. Vado a pulire anche col prodotto che faccio io e il panno in microfibra, di modo che rimane tutto proprio bello pulito e igienizzato. Vado di nuovo a sistemare tutti i vari detersivi che tengo qui sotto a portata di mano, tanti sono proprio da andare a finire e non vedo l'ora di terminarli per eliminare un pochino di bottigliette. Il quasar acciaio è veramente molto valido e lo andrò sicuramente a ricomprare. Infatti, diciamo che la bottiglia è quasi terminata. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel
conoscete il detersivo per i piatti della Valido? Io l'ho trovato all'Iper, ragazze, devo dire mi trovo benissimo. Tra l'altro mi pare di non averlo neanche pagato tanto. Fatemi sapere nei commenti se conoscete questa marca, se l'avete già provata, perché io devo dire mi trovo benissimo e sgrassa proprio da non credere, veramente. Comunque, per pulire la friggitrice ad aria sto utilizzando il super sgrassante della Chiaro Luce, perché ci vuole. Ho fatto la carne quella grassa, le costine, per cui il detersivo per i piatti non basta, anche se è veramente buona questa marca. Sono andata a pulire per bene sia il piano cottura che il lavello, appunto col quasar acciaio, e poi sono andata ad asciugare naturalmente bene bene, come faccio di solito, perché sapete che io asciugo tutto quanto. A questo punto, dopo aver finito di fare questo lavoro, continuo la pulizia della cucina, ragazze, perché devo dire che era qualche giorno che non la pulivo un po' per bene e ce n'era proprio bisogno. Vado anche a pulire col prodotto che faccio io, la macchinetta per fare il caffè, e tutti i vari pezzi, anche questo cestino lo vado a spolverare, insomma tutto quello che serve lo vado a pulire. Vado a dare una bella pulita anche al top, appunto al piano di lavoro, alla friggitrice vado oltre che a lavarla ad asciugarla per bene, e continuo questa pulizia della cucina che mi sta portando via un bel po' di tempo, perché inoltre essendo chiara c'è bisogno di una particolare cura, però oggi appunto mi dedico a fare questo lavoro perché ci voleva. Fosse stata una bella giornata avrei anche pulito in alto i vetri e tutto quanto, ma diciamo che queste sono pulizie di primavera che rimanderò ancora un po', visto che le giornate sono brutte, insomma non è il caso di andare a pulire così a fondo, anche se oggi, come state vedendo, ho fatto una bella pulizia profonda anche proprio di tutte le sedie nella parte sotto. Poi sono andata a mettere a lavare lo straccio dopo aver pulito anche però il tappeto, che lo vedrete dopo. E
qualcuno qua sicuramente troverà da dire le solite che vengono a criticare. Però ragazze, allora, questo tappeto vi spiego subito: se lo metto in lavatrice si rovina perché devo piegarlo in quattro, oppure devo arrotolarlo, e a parte che non sta dentro la lavatrice, e poi mi si va proprio a rovinare. La lavapavimenti sopra l'ho già passata varie volte, però non va proprio a pulire la porosità del tessuto di questo tappeto, che è, credo, in silicone. Ora io non me ne intendo tanto, e quindi ogni tanto, proprio qualche volta, vado a fare questo lavoro in ginocchio se voglio avere il tappeto proprio pulito come si deve. Lo metto poi sul balcone ad asciugare un pochettino e vado a pulire per bene tutti gli angoli, perché oggi non vado a smontare anche la parte di sotto, per poi andare a lavare in terra con il Turbo Smart. Lavoro però che assolutamente devo andare a fare è questo che state vedendo. Con lo sgrassatore della Smack, il panno in microfibra, vado a pulire per bene la base in fondo della cucina e tutti gli sportelli nella parte sotto, perché sono quelli, diciamo, che alla fine si sporcano di più e si utilizzano di più, aspettando di fare una pulizia più approfondita quando le giornate saranno un pochino più decenti. Vado a mettere subito le lenzuola che ho tolto in lavatrice insieme ad altre cose. Ho lavato prima il topper e sono andata a metterlo dentro l'asciugatrice, perché io, ragazze, non è che non la uso l'asciugatrice, ce l'ho e la uso anche abbastanza spesso, però la utilizzo esclusivamente per gli asciugamani, i jeans e giusto magari qualche trapunta da togliere, diciamo, l'acqua in eccesso, perché ho riscontrato che tanti capi mi si sono proprio stretti e rovinati. Forse magari la mia asciugatrice non è un granché, però io chi sento un pochino di problemini con l'asciugatrice ce l'hanno, perché secondo me bisogna anche dividere i colori anche in asciugatrice. Tante volte mi è successo all'inizio, quando ce l'avevo, di mischiare i colori ed è capitato che un indumento prendesse il colore dell'altro. A questo punto vado in cameretta a sistemare un pochettino, a sbattere un po' le lenzuola, anche se non ci ha dormito nessuno, e a fare una sistemazione proprio minima. Dopo aver sistemato e fatto il letto, vado a piegarmi un bel po' di panni, che questi non mancano mai, ma penso che in tutte le case sia così. Alcune cose non le vado proprio a stirare, ad esempio le mie tute.
E le tute appunto di mio marito, mentre altre cose quando posso le stiro, però insomma si fa quello che si può, ragazze. Continuo a piegare i panni come state vedendo, dopodiché andrò a spolverare col piumino della Swiffer e a passare soltanto l'aspirapolvere in terra. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Continuo la pulizia veloce della cameretta di mio figlio perché, appunto, come dico sempre, anche se non si vivono le camere, si sporcano lo stesso. In questa maniera qua faccio proprio velocemente e faccio giusto un reset quotidiano.